il funzionamento del CMS, abbiamo sulla parte sinistra una serie di link che sono le sezioni dove andremo a modificare i contenuti. Tutte le sezioni funzionano alla stessa maniera. La sezione stalloni, ad esempio, io posso qua vediamo già un elenco di cani inseriti. Per inserire un nuovo cane, io andrò sulla icona Insert New Element. Posso scrivere il nome del cane contrassegnato con asterisco perché è obbligatorio, quindi Benito del Pantano, e i nomi dei genitori Erba Buena Erba Mate del Pantano. Qualora i genitori fossero già inseriti nell'allevamento, è possibile tramite il menu a tendina selezionare direttamente mamma e papà. Quindi ho inserito il mio cane, ho inserito i genitori, oppure posso scrivere importazione argentina qualora fosse un'importazione argentina, salvo e mi ritrovo il cane inserito offline, quindi non ancora pubblicato sul sito, chiaramente senza una foto. A questo punto dovrò cliccare sulla gestione multimedia e andare ad associare delle foto a questo cane. Lo farò sempre cliccando il Insert New Element e a questo punto potrò decidere se scegliere le immagini dal proprio computer oppure pescare da un archivio direttamente sul server, quindi le immagini già caricate precedentemente. Queste sono quelle per ora che sono state caricate. È molto importante chiaramente avere dei nomi e quindi è meglio nominare l'immagine con un nome furbo in maniera da poi ricordarselo, ed è importante che il nome delle immagini non abbiano né spazi né lettere maiuscole e soprattutto gli spazi. Io carico la mia immagine. Ecco, un'altra cosa importante è che quando vado a scegliere l'immagine dal server, dal mio computer, questa immagine deve avere un nome che non sia già stato precedentemente caricato. Quindi io qua scrivo Benito del Pantano 01. Clicco due volte e carico l'immagine associata. Quindi salvo. A questo punto mi ritrovo l'immagine caricata. Posso specificare una didascalia e salvo. Quindi ho un'immagine caricata, ne posso caricare ulteriori e posso decidere, ecco, proviamo a caricarne una seconda. Questa qua che io chiamo, chiaramente è meglio già nominare tutte le foto prima e dividersele magari per cartelle. Benito del Pantano 02, io carico anche questa. A questo punto vedete che caricandone due compaiono anche delle frecce, ovvero è possibile spostare con queste frecce l'ordinamento delle foto poi nella pagina del sito. Io torno alla mia sezione stalloni e quindi mi vedo Benito del Pantano, quindi con la foto associata, caricato. Anche qui con le freccette posso decidere se all'interno della pagina del sito Benito del Pantano si possa vedere prima di altri cani o dopo, quindi con queste frecce io vado a regolare la posizione dei cani nella pagina e con questo tasto posso mettere online o offline il cane. Quindi se andiamo a vedere sul sito, attualmente appunto c'è Buitre Caballito come ultimo cane. Io torno sul mio CMS, faccio online, torno sulla mia pagina, clicco refresh ed ecco che Benito del Pantano è comparso. Clicco su Benito del Pantano, qua ho le relative foto associate, questa è la didascalia, il nome dei genitori. E questo è praticamente il funzionamento del CMS, così come per tutte le sezioni, che funzionano esattamente allo stesso modo. Io poi posso eliminare
un cane, in questo modo eliminando il cane verranno eliminate anche tutte le foto ad esso associate, che comunque rimarranno sul server. Tutte le sezioni funzionano esattamente allo stesso identico modo. Alla fine dell'inserimento posso tranquillamente cliccare la pagina logout e uscire dal mio applicativo.